Ecco, se per cortesia qualcuno mi aiuta a chiudere quella porta che non capisco perché resta. Ah, ecco, è stata chiusa. Ringrazio vivamente il dottor Maurizio Mazzotti di aver accettato di essere venuto a tenere questa conferenza veramente molto importante nel ciclo di conferenze tipi sociali e singolarità soggettive. Ricordo che peraltro all'interno di questo ciclo le prime tre conferenze fanno un ciclo a sé, sono tenute da tre importanti psicoanalisti della scuola lacaniana di psicanalisi, di cui il dottor Mazzotti è stato presidente italiano fino all'anno scorso, e quindi diciamo unisce a un'attività di clinico. Abbiamo detto che clinica in campo psicanalitico è qualcosa che non coincide esattamente con la clinica medica, ma che non è nemmeno completamente distante dalla clinica medica. Il dottor Mazzotti è uno psichiatra, oltre che uno psicanalista, uno studioso, un ricercatore su temi di teoria psicanalitica e anche un organizzatore infaticabile, direi, anche molto impegnato, perché l'attività psicanalitica si svolge, come dire, in delle istituzioni singolari, autogestite per così dire, sia per quanto riguarda diciamo l'attività istituzionale e anche l'attività di ricerca e anche l'attività di didattica, di insegnamento. È la cosa molto interessante della psicanalisi, che si diventa psicanalisti attraverso una formazione molto, molto, molto peculiare, insomma. Quindi c'è, come dire, un mondo che organizza la sua teoria, la sua cultura, la sua attività clinica e che, come dire, a distanza dall'università, ma anche, come dire, in collaborazione e con... Sono molto contento che, insomma, che si possano stabilire questo tipo di relazioni e di collaborazione. Quindi lascio la parola assolutamente al dottor Mazzotti, che ringrazio. Bene, io voglio ringraziare a mia volta il professor Russo di questo invito amichevole e poi della magnifica presentazione, devo dire, vi ha già dato alcuni lineamenti fondamentali, vi ha dato alcuni... Si sente? Scusate perché io parlo a voce bassa e dunque... Sì. Allora, mi sentite così? Sentite? No, non mi preoccupa. Sì. Dunque, dicevo che ringrazio a mia volta il professor Russo di questo invito che mi dà l'opportunità di dire alcune cose su un argomento come questo, che, come lui stesso ha già detto, è di importanza generale, no? Non solo nel problema del tipo sociale, diciamo, della società, ma ha, come dire, un argomento di prima grandezza all'interno della problematica della clinica. Il professore ricordava prima che effettivamente la psicanalisi non nasce dalla psicologia, nasce dalla medicina. E cioè cosa vuol dire? Che nasce dalla clinica. Freud era un medico, Lacan un neurologo, Lacan era uno psichiatra, tutta la prima generazione dei grandi analisti erano tutti quanti, sono stati tutti formati all'interno, provenivano, diciamo così, da una formazione molto improntata alla clinica classica, si potrebbe dire così. Che poi la psicoanalisi sia qualcosa di specifico, come ha ricordato molto precisamente il professore, e che organizza in un terreno suo proprio e teorizza in un modo specifico a partire dalla sua pratica la clinica medesima, questo è un altro discorso. Ma comunque, in particolare, sull'argomento della follia siamo, come dire, nell'ordine di questa continuità da una parte e discontinuità dall'altra parte. Cioè, è vero che la follia è lì da quando esiste il mondo, no? E chi ha fatto studi di psichiatria, si è formato in psichiatria, conosce bene la... come dire, il dibattito sul folle e sulla follia, che data perlomeno da due secoli, argomento su quale un grande intellettuale come Michel Foucault ha scritto un libro fenomenale, no? Su questo argomento. Insomma, è un argomento che ha sempre interessato in generale. No? Abbiamo citato la storia della follia,
sulla storia della follia che vi rimando, come dire, soprattutto per venire a conoscere effettivamente tutto ciò che prepara poi all'avvento della psicoanalisi freudiana. Quindi da un lato effettivamente ci troviamo nel pieno di una questione di questo genere. Dall'altro è vero che noi dobbiamo, io perlomeno, abbordare a grandi linee, naturalmente, sintetizzando alcuni punti, questo che cosa dice in pratica, come ci si può orientare, sommi capi, all'interno della psicoanalisi su questo punto. E cercherò di sviluppare la cosa in due momenti, partirò da quello principale, perché per darvi alcuni elementi concreti, probanti, che è quello, diciamo così, possiamo dirlo così, due, così, perché non siamo tutti folli? Primo punto. A partire da qui, perché? Io non ho idea se qui non siamo tutti folli, non lo so, però diciamo, perché non lo siamo tutti, nel senso perlomeno non siamo tutti degli allucinati, per riprendere i due termini capitali, no? I due segni capitali, no, della follia, così come essa è in un certo senso stata riconosciuta ancora oggi, allucinati o dei deliranti. Perché? Allora, la psicanalisi freudiana è in grado di rispondere a questa domanda. Perché non lo siamo tutti. Primo punto. L'altro è un'altra formula, questa è di Lacan, che lo diceva fin da giovane, non diventa folle chi vuole. Quindi il primo punto starà tra queste due cose qui, diciamo, in un certo senso, poi andremo a vedere qualche esempio. E dunque, allora, queste due formule, e quando è che si diventa folli? Terzo interrogativo, no? Direi i primi due sono quelli. Perché non lo siamo tutti? E perché e quando si diventa? Quando è che si diventa? Perché la follia ha un inizio. C'è stato un grande caso che è stato studiato da Freud sui libri, che è un caso classico. Vi consiglio di leggere questo libro, che è un libro straordinario. Sono le memorie di un malato di nervi. L'edizione italiana è Adelphi, le memorie di un malato di nervi, del Schreber è l'autore, è lui stesso, diciamo così, il folle. Questo è un libro che potete leggere durante l'estate, diciamo così. Sì, questo, per esempio, questo signore, che era un'alta, come dire, che occupava un alto ruolo nella magistratura tedesca della fine dell'Ottocento, era presidente di corte d'appello, dunque, è diventato folle a 53 anni. Fino a 53 anni ha vissuto una vita come la maggior parte, diciamo. E quello che è interessante è cosa è successo, come mai lui è diventato a quell'età lì, e non prima. Allora, scartiamo subito un punto che è incompatibile con la teoria psicoanalitica. Cioè, la follia, nell'ipotesi clinica psicoanalitica, non è una malattia naturale, organica. Non si nasce con un DNA per diventare folli. Non si nasce con una molecola che ci fa diventare folli. Nonostante la follia contemporanea di un certo scientismo che si spaccia per scienza, che ci dice, lo avete letto le ultime cose nel giornale, che il bullismo è una questione di una molecola. Allora, qua c'è una follia in tutto questo discorso. Ma è il secondo argomento che tratteremo della follia oggi nel mondo contemporaneo. Questo è folle. Un'affermazione così, che viene bombardata e vi viene trasmessa in nome della scienza. Quando, come dire, non c'è più falsa scienza di questa. No?
Quindi no, non c'è un deficit organico che porta alla follia. Qualcuno potrà discutere delle follie precocissime, degli autismi infantili precocissimi. Si è discusso effettivamente se non ci fosse una questione congenita, se non ci fossero delle malattie di carattere, avesse una base organica. Ammettiamo pure che in queste follie precocissime il bambino di 2 anni, 3 anni, che viene diagnosticato così, ma si tratta di una questione molto peculiare, no? Molto particolare. Lasciamo aperte tutte le questioni su questo punto. A noi ci interessa la follia del soggetto parlante, non di quello che non parla, del bebè che non parla. La follia in cui incappa il parlante, come siamo tutti, no? Allora, quindi sgombero il campo, lo faccio, forse mi direte, in modo dogmatico, come dire, qui non posso entrare, vi dirò poi qual è la teoria analitica che sostituisce l'ipotesi, no? Che possa esserci una causa organica alla malattia, tale come si diceva la follia. Allora, perché non si diventa folli? No? Perché diciamo non siamo tutti folli, diciamo così? Perché potremmo dire così? Perché trovandoci qui noi, io ho la sensazione, non so adesso ancora, le devo dare per, come dire, supposta, ma poi quando parleremo ce la faremo reciprocamente, voi l'avrete, che in definitiva, come dire, condividiamo un certo sentimento di realtà, che vuol dire che voi, tutto sommato, capite le parole che dico. Insomma, ci accordiamo un minimo, vabbè, avrete delle difficoltà con i concetti, ma insomma, la frase, il significato generale della frase lo avete, no? Quindi abbiamo un significato comune da condividere circa. Poi è chiaro, quando si entra nei concetti, nei significati più profondi dei concetti, bisogna che condividiamo anche tutta una teoria. Ma se condividiamo tutta una teoria ci capiamo anche lì e così via, no? Cioè, dipende dai gradi, ma a grandi linee non abbiamo la sensazione che si stia proprio delirando. Che sia la parola di un allucinato. Questo vuol dire avere un sentimento di realtà condiviso per la psicoanalisi, che ci si intende a grandi linee sul significato delle parole. E che cos'è che fa sì che noi ci intendiamo sul significato delle parole? Che è proprio uno di quei punti che, come dire, fa difficoltà con il folle, con il delirante. Con il delirante, dico il delirante proprio nel senso conclamato, il primo punto di difficoltà è che non vi intendete affatto sul significato delle parole. Nulla. Proprio per niente. E che, se, come dire, vi trovate di fronte a un discorso che non vi rinvia alcun significato, oppure quello che vi rinvia non riuscite a capire come prenderlo. Quello è il primo punto. No? Delle costruzioni, o anche quando non sono costruzioni, dei frammenti, no? Di frasi, di discorso, che non vi danno l'idea di avere un significato condiviso con lui. Questa è un'esperienza concreta, immediata, diretta, il primo incontro con la follia. Intendo la follia conclamata, la follia manifesta, la follia quale essa si presenta. Allora, cosa fa sì che per il folle le parole che, come dire, che parla, perché, come dire, non è che attinge a un altro vocabolario, il vocabolario della lingua è uno per tutti, eh? Non è che i folli, certo, per esempio, alcuni costruiscono dei neologismi, uno dei segni classici della letteratura, quando si incomincia in un discorso avere delle parole inventate ad hoc che non sono nel dizionario, una dopo l'altra, dopo un'altra, lì, come dire, costruire per esempio un codice, un dizionario suo proprio così, è, vabbè, per alcuni, nella letteratura analitica, potrebbe essere il segno che il rapporto al linguaggio di questo soggetto è diverso da quello che abitualmente abbiamo noi, perché noi facciamo uso
del vocabolario che ci fornisce la lingua italiana, no? Non andiamo ad inventare parole che non esistono nella lingua italiana per comunicare tra di noi. Ci serviamo di quelle. Chiaro questo concetto? Dunque, bisogna che per il folle, potremmo dire così, il rapporto a questo stesso vocabolario è disarticolato, non è più quello che abbiamo noi. Uno, perché ne fa un uso completamente diverso. Due, perché introduce delle parole nuove, completamente nuove. I cosiddetti neologismi, che voi non trovate da nessuna parte. Li andate, ne dice, non ci sono. Quindi, come dire, è un rapporto al, Lacan diceva, l'altro del linguaggio, il grande altro, insomma, il codice della lingua che parliamo, completamente diverso. No? Noi ci, come dire, fondiamo su quello e, come dire, viviamo in un'organizzazione, diciamo così, a grandi linee, regolata del linguaggio, cioè le parole della lingua italiana circa le usiamo nel significato che, insomma, tutto sommato, la gran parte delle persone riconoscono. Questo è, come dire, l'uso quotidiano, come dire, siamo immersi quotidianamente in questa dimensione, no? Dal momento che parliamo, è lì che siamo. Quindi cosa fa sì che per il folle, in un qualche modo, questo rapporto sia completamente alterato? Con la lingua, proprio. Con la lingua che parla. Per cui il folle che cos'è? È un parlante, come noi, è un soggetto parlante, che ha un rapporto di fondo diverso, come dire, completamente diverso, intaccato, potremmo dire, rispetto, insomma, con la lingua, che tutti parlano. Questo è il primo punto, e i due corni, i due punti che segnalano questa, come dire, difficoltà, disarticolazione, sono il delirio da una parte, come vi ho detto, e le allucinazioni verbali dall'altra. Quando poi arriviamo alle allucinazioni verbali, vedrete a che livello è la, come dire, il diverso rapporto col linguaggio che ha un folle. Farò poi un esempio dopo. Allora, c'è un'ipotesi che da lacaniano, secondo la teoria di Lacan, perché appunto noi abbiamo questo rapporto così di realtà condivisa e non invece, come dicevo prima, come quello del folle, e che in definitiva da qualche parte dentro di noi, da qualche parte dentro di noi, a partire dalla nostra infanzia, nella famiglia in cui siamo nati, nel linguaggio in cui siamo stati immersi in quella famiglia lì, in quello che ci ha messo in relazione con, come dire, la coppia familiare che ci ha educato, allevato, i rapporti tra di loro, i rapporti di loro due con noi e quant'altro, lì, come dire, diceva Lacan, si costruisce. Perché la famiglia è, per la psicoanalisi, non in senso sociologico, ma nel senso dell'inconscio, sapete il famoso Edipo freudiano, triangolo, è importante, perché struttura, organizza nel soggetto che entra nel linguaggio, non parla e deve incominciare a parlare, il suo rapporto al linguaggio stesso, come dico, appunto, rapporto ai significanti e ai significati della lingua, rapporto col codice, come dire, della lingua che parla, in modo da potersi far intendere dagli altri. Non è affatto scontato che si arrivi a questo, assolutamente. Non abbiamo un rapporto naturale con il linguaggio noi, anche perché il linguaggio è snaturante, quindi non è niente di naturale il linguaggio, è l'artificio per definizione. Non c'è niente di radicato nella natura, il linguaggio che parliamo noi. Quindi, anzi, Lacan diceva, è snaturante. Il fatto che noi lo parliamo ha delle conseguenze sul nostro stesso corpo, sulla nostra esistenza di esseri umani. Quindi, come dire, è qualcosa in cui dobbiamo entrare e non va affatto da sé. Quindi, diciamo così, questa dimensione edipica, questa dimensione familiare profonda si organizza attorno, Lacan diceva,
diciamo così, la metafora paterna, a grandi linee, cosa vuol dire? Che la famiglia, quando va bene, diciamo, quando siamo fortunati, per la maggior parte, ci apre alla possibilità, come dire, che in un certo senso riusciamo a assumere, no? La funzione generale che ha il linguaggio di, diciamo così, di non solo organizzare la nostra realtà, appunto, ma di mettere dei limiti, stabilire dei limiti, porre delle barriere, no? Ecco, rispetto a, come dire, una pulsionalità, ecco, una corporeità che, potrebbe dire, il fatto che il corpo è attraversato da una pulsione o da più pulsioni e che tutta questa, che Freud parlava del bambino come di un perverso polimorfo, no? L'espressione di Freud è quella, corrono nelle strade, per dire che il bambino inizialmente è attraversato da tutta una serie di pulsioni, no? Che hanno a che fare con differenti località corporee, orali, anali, falliche, eccetera, eccetera, che occorre, come dire, che si organizzino, occorre che trovino un limite e che assumano, diciamo così, un significato principale. Allora, il significato principale che noi dobbiamo dare a queste pulsioni con cui noi dobbiamo uscire da questa dimensione dell'infanzia perché possiamo capirci proprio a livello del linguaggio è che queste pulsioni assumano un significato fallico. Fallico, che vuol dire fondamentalmente, diciamo, che la sessualità sia organizzata attorno a dei simboli chiari a tutti. Se la pubblicità dell'automobile evoca, come dire, la sessualità oggi, o qualunque tipo di manifestazione vi fa equivoco sessuale, e perché? Che cosa? Perché, come dire, viene a darvi dei simboli in cui tutti riconoscono questo. Tutti riconoscono la valenza sessuale. Ci sono dei simboli che sono sempre quelli, prendono varie forme, ma in definitiva in cui tutti riconoscono la valenza, si direbbero gli psicanalisti, la valenza fallica. Perché Lacan diceva il significante del fallico che, no? Come dire, se l'immagine di una bella ragazza ha un valore sessuale è perché, come dire, questa immagine è simbolo fallico per tutti, alla maggior parte, sia per chi lo rifiuta, sia per chi invece effettivamente, come dire, organizza un certo desiderio in rapporto a un'immagine così, sia per chi no, ecco, perché per chi lo rifiuta poi l'immagine fallica è tanto più forte perché nel caso dell'omosessualità è necessario che il partner sessuale lo porti il fallo nel suo corpo, lo abbia in forma di organo. Dunque, come dire, no? E d'altro canto la donna, pur non avendo quell'organo lì, è lo stesso un simbolo fallico nel suo stesso essere, nella sua stessa immagine. Dunque, dire, sia che ne manchi, sia che ce l'abbia, in ogni senso, da tutte e due le parti, il significato sessuale è organizzato attorno a questo simbolo. Ma occorre per questo che tutto un insieme di cose che nella infanzia non erano affatto organizzate attorno a questo simbolo, ma organizzate all'oralità, per esempio, o ad altri elementi del corpo, l'analità, ma non lì, vadano a raccogliersi lì, vadano, per così dire, a prendere significato sotto quel simbolo principale. Mi sono spiegato, grandi linee? Un po' difficile? Un po' difficile. Ah, dall'altro canto... Difficile, eh? Una domanda per orientarmi? Dica pure. Mi può dire precisamente quale è il significato?
le ho già detto prima qualcosa. Non ce n'è uno solo, eh? Il ce n'è più di uno. Ok, allora mi viene spontanea un'altra domanda. Qual è? Senso? In che senso? Nel senso che il folle ha allucinazioni verbali. Sì, uditive, sì. Quindi inventa parole. Sì, ma che non si possono scambiare, quindi non è un gran progresso. Quello che ci interessa sono, sì, i folli. La prima persona che ha inventato la prima parola non poteva scambiarla con nessuno. Ma non esiste la persona che ha inventato la prima parola, non c'è. È una ricerca completamente assurda, quella delle origini. Da dove è nato il linguaggio? No. Ma non ricerchi nemmeno la prima parola. Siamo tutti quanti dopo il linguaggio è sempre prima di noi, non c'è qualcuno che viene prima del linguaggio, il linguaggio è già là, tutti noi siamo entrati nel linguaggio, prima di venire al mondo, in famiglia già si parlava di lei, si diceva ah, che bello, magari prendessi il posto del nonno, del papà. A me piacerebbe tanto che nella vita facesse così e colà, prima che lei venisse al mondo. Tutto questo, il tavolo, diciamo così, del linguaggio che parlava di lei, c'era già prima. Se posso, diciamo, non so se posso leggere questa domanda oltre il senso che lei mi dà, ma siccome ci stiamo avviando alla lettura del disagio della civiltà, si può intendere questa domanda nel senso che comunque la follia, al di là delle, sì, delle definizioni che ne darà, eccetera, sì, è diciamo intrinseca alla civiltà. In dubbio, senz'altro. Beh, certo. Beh, certamente, abbiamo detto. Ma la follia è intrinseca al fatto che parliamo. Che parliamo. Giustamente, la follia è intrinseca al fatto che siamo esseri di linguaggio. In natura la follia non c'è. Il linguaggio in natura non c'è e non c'è nemmeno la follia in natura. Ecco perché vi ho detto che bisogna, l'ipotesi psicanalitica è, come dire, che non esiste la causa in natura della follia, perché la follia è intrinseca al fatto che parliamo. Ed è per questo che è un elemento decisivo, fondamentale. Anzi, la follia è lì a dimostrare proprio questo, cioè l'importanza che siamo in quanto esseri di linguaggio e che non è una roba accessoria. Non è, come dire, come possono pensare i cognitivisti, che il linguaggio è lì in mezzo a tante altre cose che ci serve per dire A, B, C e mettere delle caselle. No, il linguaggio ci costituisce da capo a piedi. Se ci sono, per esempio, delle addizioni corporee, come quelle di introdurre del nostro corpo delle sostanze, come dire, impressionanti chimicamente per ottenere dei risultati sportivi. Ma voi pensate che esista in natura tutto questo? Cioè che ci sia da qualche parte, come dire, in natura una forma vivente che va tanto al di là del suo istinto cosiddetto naturale da introdurre nel proprio corpo delle sostanze che sono per il suo stesso corpo mortifere, che portano a morte. Dunque, allora, bisogna pensare che l'ipotesi psicanalitica è che il linguaggio, come dire, si introduce in noi, snatura il nostro rapporto alla realtà e, come dire, all'istinto. La nozione freudiana di pulsione è quanto più diversa dall'istinto. Per Freud la pulsione è il risultato del fatto che il linguaggio ha snaturato il nostro corpo e noi non abbiamo più dei programmi stabiliti, degli istinti che ci programmano a fare qualche cosa, ma siamo alla deriva di un certo numero di pulsioni che ci fanno fare le cose più bizzarre, più assurde, non ultime a quelle contemporanee degli atleti che sono continuamente presi ad andare a cercare la sostanza più comicamente per avere il corpo più e sono tutte sostanze che deleterie per il corpo stesso. Allora, là come spiegarselo? Allora si può dire, ah beh, c'è nel DNA di quelli lì qualcosa, alt? Cioè, siamo sempre là se si segue la strada. Allora, il linguaggio, chiaro, io faccio fatica a spiegarmi qui sulla psicoanalisi se non vi trasmetto prima questa idea del linguaggio.
che sennò quando arrivo alla metafora paterna di Lacan, effettivamente faccio fatica. Io a grandi linee vi posso dire così: ciò che non ci rende folli nella teoria lacaniana è che da qualche parte dentro di noi si è organizzata questa metafora, e cioè un ordine di linguaggio si è sostituito, organizzandogli e dandogli un significato che prima provavo a dirvi essere fallico nel simbolo, a ciò che non lo è primariamente, non va affatto da sé. Sia che noi riusciamo a dare un certo significato alle parole, sia che abbiamo un rapporto, come dire, condiviso con il linguaggio, sia che con il linguaggio la nostra sessualità si esprime nel mondo fallico e non in qualcosa di completamente, come dire, diverso. E beh, per esempio, che voi non abbiate l'idea che quando incontrate l'altro sesso, avete un rapporto con qualcuno, vi fate letteralmente, ma dico letteralmente, divorare da quella persona lì. Cioè, avete il delirio che vi divora, vi mangia. Avete tutta una serie di, come dire, di altre sensazioni, avete semmai altre fantasie, no? Come si fa nel rapporto sessuale, prenderà piacere o no, e come mi devo mettere, come non mi devo mettere, cosa devo fare o non mi devo fare, è tutto guidato dalla significazione fallica, dalla significazione sessuale, non guidato dall'idea che vi fate mangiare. Come era guidato quel tizio che si è fatto mangiare dal cannibale in Germania? Lui ha accettato di farsi mangiare. Dunque, per quel signore lì, non c'era alcuna traccia di significato sessuale nel suo corpo, fallico, era tutto un altro, si è fatto divorare, ha accettato che la difesa del cannibale in Germania è stata tutta improntata al fatto che era consenziente quello che ha divorato, ha fatto a pezzi e ha divorato, se l'hai mangiato. Non sono alterazioni... Certamente, voglio dire, queste sono alterazioni, come si dicevano una volta, all'epoca, quando sono i mostri di cui si è occupato Aldrovandi, no? I mostri in provetta di cui si è occupato Aldrovandi. No, non è così. Sono questi, effettivamente, le conseguenze più devastanti, più radicali, fortunatamente pochissime, di una disorganizzazione totale del rapporto dei soggetti con il linguaggio. Tale per cui il linguaggio è diventato solo devastatore e basta, talmente snaturante da diventare devastatore. Posso fare un altro esempio? Una delle cause per cui si entra nella follia, la clinica lo dimostra, sono gli incontri sessuali. Ho visto io personalmente un ragazzo delirare in una maniera impressionante dopo il primo incontro sessuale avuto con la ragazza che effettivamente gli aveva fatto una certa corte, lo aveva pressato e effettivamente lo aveva condotto da lei, avevano avuto un incontro sessuale da cui è uscito completamente folle. Perché? Perché dentro di lui non aveva alcun significato veramente fallico sessuale da dare a quell'incontro lì. C'era qualcosa del corpo, ma è uscito con tutto un altro significato. Appunto delirante, è uscito da quell'incontro dandogli un significato completamente delirante e dunque non aveva il significato che normalmente noi gli diamo, condiviso, per cui insomma, a parte qualche angoscia, qualche preoccupazione e quant'altro, non si esce dall'incontro con una ragazza o da un ragazzo, come dire, in condizioni da essere ricoverati all'ospedale psichiatrico, no? Sì. Faccio un altro esempio. Questa persona poi diventa ossessiva nei confronti di questa persona, dell'altro. Sì. Quindi telefonate. Sì. Non dorme. Chi non dorme dei due? La persona che viene lasciata. D'accordo. Cioè, questa cosa può sfociare comunque in una malattia oppure darsi, ma una follia è diversa da un'angoscia perché si viene. Si è sotto, come dire, sotto pressione del fidanzato, come dire, deluso, no? Può venire dell'angoscia, può venire. Sì. Le ragazze sono state ammazzate, sono Quello è un cattivo incontro. Faccio un altro esempio di follia.
è conosciuto anche qui nella clinica il ruolo della gravidanza, del parto. Molte follie, nel caso delle signore, nascono subito dopo aver partorito o durante la gravidanza. Perché? E qui ritorniamo all'esempio che vi dicevo prima. Perché il bambino, di fronte alla quale sono, che hanno nel corpo, non ha alcun significato fallico per la madre. È cos'è effettivamente questa cosa che ho nel corpo, che ho lì davanti a me? Sì, è nato, ma perché non è investito da tutto il valore che ha per una madre il bambino, valore fa il suo, come dire, oggetto più prezioso? Perché non è investito da questa, come dire, valorizzazione di oggetto prezioso e di conseguenza circondato da tutte le cure materne, ma diventa un oggetto in rapporto al quale quella donna lì non sa che cosa fare, non solo sa che cosa fare, ma non sa chi è. Venivo poi al caso, famoso caso di Aimé, che ha costituito la tesi di specializzazione in psichiatria di Lacan, caso di psicosi paranoica, il cui appunto prima buffet delirante interviene proprio con il primo parto, con la nascita del primo bambino. Lei partorisce il bambino nasce morto, ma già prima e poi dopo la nascita del bambino è lì, ma lei incomincia subito a avere l'idea che i vicini di casa, comincia subito, hanno intenzione di farlo fuori. Va bene? Che se è presa da quest'idea non è occupata dal valore fallico che ha il bambino per lei, da occuparsi di curare il bambino, di allattarlo, di dare da mangiare, di cosare, di andare avanti, di occuparsene, di proteggerlo e quant'altro. Non è occupata da quello, è occupata da quest'altra idea, che i vicini di casa lo vogliono uccidere e così via. Dunque non ha, ecco come dicevo, la significazione fallica. Il bambino non attiene, non concentra su di sé questo valore particolare, no? Che è amoroso, che è sessuale in senso lato, potremmo dire così, ma no, apprende tutto un altro significato. Mi seguite adesso su questo? Ecco, allora, a grandi linee, come vi ho detto, perché qualcuno, come dire, incontri questa dimensione del proprio essere, è effettivamente complicato, occorre che dentro di lui non si siano costruite le condizioni, quello che Lacan chiamava metafora paterna, di questa struttura di sostituzione, diciamo così, dove le parole, i rapporti con gli altri vengono a significarsi attorno al significante, come dire, della legge, della significazione simbolica del fatto, insomma, grandi significati che danno una realtà condivisa al nostro mondo. Tutto qui. Questo è il primo punto. In mancanza di questo, ecco, si può, come dire, allora perché non si diventa folli subito dopo, nell'infanzia? Ma si può diventarlo come Schreber a 50 anni. Perché è chiaro che per Schreber, come dire, qualche cosa di questa metafora non aveva funzionato, il famoso caso di Freud, oppure della signora di cui vi ho detto prima del parto. Però succede qualcosa a un certo momento, perché occorre che ci sono degli eventi, appunto degli eventi particolarmente pregnanti, come dire, delle contingenze che sono qui, dipendono da soggetto a soggetto, che attivano, diciamo così, in ciascuno di noi il fatto che dentro di noi deve, come dire, quel significato lì generale deve esserci. Se ci manca in quei momenti particolari, allora c'è una conseguenza. Io vi ho citato alcuni: la contingenza del parto, la contingenza dell'incontro sessuale, per esempio andare a incontrare il padre del ragazzo o la famiglia della ragazza, assumere un incarico di grande responsabilità, dirigere un'equipe, farsi, come dire, padre della propria opera. Ci sono alcune congiunture che richiamano per ciascuno di noi, come dire, il fatto che di fronte a queste congiunture occorre disporre dentro di noi di questi significati già predisposti. Se qualcuno non li ha, sono momenti difficili da passare, diciamo così. Il caso di Schreber è questo: è diventato folle a 53 anni
quando lui, 53enne, è stato nominato presidente della Corte d'Appello, perché era un uomo intelligente, capace, un grande studioso, ed era lui che presiedeva la Corte d'Appello, più giovane di 10-15 anni, dei colleghi che ne facevano parte. Quella, come dire, posizione d'autorità e quella posizione paterna, diciamo così, tanto più in funzione dei colleghi che erano più anziani di lui, è stato per lui l'elemento, come dire, scatenante, potremmo dire così, perché lui non ha trovato dentro di sé i mezzi simbolici, i mezzi interiori proprio, per rispondere di questa posizione. E lì è crollato. Ecco. E al posto del fatto che avrebbe dovuto prendere questa funzione direttiva, paterna, ha incominciato, non a caso a casa della madre, un giorno, ha avuto qualche depressione prima, gravi crisi depressive, non andava volentieri a lavorare in questa sua nuova funzione, ma questo ancora non vi dice niente, la follia, quante cose, come dire, può succedere a chiunque questo, no? Sentiva affaticamento, ma ad un certo punto, andando a trovare la madre, si sveglia la mattina e dirà alla moglie che ha avuto orrore della stessa fantasia che lo ha attraversato. Come sarebbe bello essere una donna durante l'accoppiamento? Ah? Cioè, è la prima idea veramente che lo ha incominciato a disequilibrare. Dunque, nel momento in cui doveva prendere funzione di un ruolo che, come dire, può comportare tante cose, ma non sicuramente un pensierino come questo, cioè ha incominciato a sentire che questo, è che poi il suo corpo subiva qualche trasformazione in senso femminile. E beh, cosa vuol dire entrare, no? Essere nel posto in cui al soggetto è richiesto di avere prêt-à-porter, già pronto dentro di lui, un significato della realtà che va a affrontare, e ciò che quando non ce l'ha incominciano a montare su, a, come dire, formicolare, diciamo così, a prendere posto tutta una serie di significati di questo genere, di, vi ho detto prima il caso del persecutore, ora qui, ora là, che incominciano a prendere posto laddove il significato che dovremmo avere non c'è dentro di noi. E là si incomincia a entrare in un altro ordine di rapporto con gli altri, con il linguaggio, che è appunto la follia. Quindi, per esempio, oltre la maternità, anche la paternità. Vabbè, io volevo proprio il caso di Cantor. Posso fare il caso di Cantor? Lei aveva una domanda, pardon. Allora, George Cantor, il grande matematico. Allora, intanto per i ragazzi, insomma. Ah. Sì. Ha detto della fantasia sul sì. femminile, quindi la, diciamo, sì. differenza almeno nella teoria Giusto. Italiana tra questi due punti, che credo sia sì. fondante e strutturante, no? Sì. E poi secondariamente sì. Quindi la distinzione, insomma, tra l'oggetto simbolico e l'oggetto reale, ecco, sì, certamente. E secondariamente invece lei ha detto, ha fatto l'esempio degli sportivi del doping, quindi la dimensione appunto contemporanea, diciamo, contemporanea, di... Sì. sia a livello di ricerca sì. di un delirio addirittura indotto chimicamente
Dunque, da un lato sì, è molto interessante, cioè è già un argomento che faccio prima l'esempio di Cantor oppure no, poi questo è fondamentale. È fondamentale. Dirò subito che per gli animali non c'è alcuna alterità, poi le dico in che senso nel mondo animale, c'è solo lo stesso, il medesimo. Però questa è un'altra parentesi che quindi sarebbe interessante sapere eventualmente questo in questi studi, però lo dico dopo questo qui, con un esempio. Cantor, per dirvi un altro, l'esempio della paternità di cui ha chiesto il professor Russo, paternità intellettuale in questo caso, che è ancora più interessante. Sapete che Cantor era il fondatore della teoria degli insiemi. Cantor è colui che, come dire, è uno dei pilastri su cui stiamo appoggiati tutti, no? Ecco, è quello che ha inventato il transfinito, cioè l'infinito attuale matematizzabile. In matematica lui ha formalizzato l'infinito, cioè cosa vuol dire? Che ne ha fatto un operatore di un calcolo matematico. Il transfinito è la possibilità di fare dei calcoli con l'infinito. Quindi c'è un concetto molto elaborato, eccetera. Dunque Cantor aveva già l'idea di questo transfinito a una certa età, ed è stato il punto per cui, insieme da una parte, ma il transfinito, cioè nella matematica fino a Cantor esisteva l'infinito potenziale, ma non quello attuale. Poi c'era il calcolo infinitesimale di Leibniz, ma non è la stessa cosa dell'infinito attuale. L'infinito attuale era solo la figura del Dio della religione, e soprattutto della religione cattolica, che Cantor, essendo di ascendenze polacche, come dire, era molto legato, era un uomo molto religioso ed era molto legato alla dottrina della Chiesa. E aveva capito, primo punto, che questa, come dire, il fatto di mettere in numero ciò che prima era solo di Dio, insomma, occorreva che perlomeno lui aprisse un dibattito con la Chiesa Cattolica. E lui l'ha aperto il dibattito. Ci sono documenti, le lettere che scriveva al Sant'Uffizio e nella persona di Tizio o di Caio per, come dire, volere l'approvazione. Lui voleva, aveva già capito che la sua scoperta dell'infinito attuale, cioè renderlo un numero, cioè era banalizzare tutto ciò che prima di allora era nel sacro della divinità. C'è un libro di una mia cara collega, grandissimo, Nathalie Charrot, che ha scritto un libro fenomenale su questo punto, a cui mi rifaccio, su Cantor in particolare, poi ti dirò, è uscito solo in edizione della Découverte in Francia, è fenomenale, e Cantor aveva l'impressione che, banalizzando così il posto che era stato assegnato da secoli, e comunque nella religione in cui lui era credente, occorreva perlomeno andarlo a spiegare al Sant'Uffizio per non mettersi in eresia. Dunque c'è tutto un carteggio e fin qui tutto bene, d'accordo? La sua teoria fu osteggiata per tanti anni da un grande cattedratico, allora occupava la cattedra di logica e di matematica all'Università di Berlino, che si chiama Kronecker, che è stato pure, come dire, un insigne logico, che lo osteggiava, cioè osteggiava la teoria di Cantor. E Cantor dunque era preso in questa, come dire, lotta da fare con il collega che lo occupò moltissimo. Ora, una delle tesi della mia collega eccezionale è che è proprio questo che l'ha tenuto al di qua della follia per un certo tempo. Il fatto che la sua tesi incontrasse degli ostacoli. Non tutte le opposizioni che vi si fanno sono da considerare male, perché per alcuni vanno anche bene. Per Cantor andava benissimo, certo che non andava bene per la scienza, ben inteso, e dunque la cosa ha fatto il suo cammino, ma per lui il fatto che la maggior autorità tedesca in materia facesse barriera, diciamo così, a questa idea, a questa sua scoperta, lo ha tenuto impegnato, l'affrontamento con il collega, col simile, non con l'altro, appunto, perché lì si rivolgeva al grande uffizio, era la religione piuttosto che lo inquietava, ma perché non è diventato folle alla scoperta del transfinito? No,
è successo molto dopo, perché è stato impegnato perlomeno 10 anni in questa battaglia, cioè ha trovato in Kronecker ciò che gli metteva un limite. Quando è che è diventato folle? Quando al congresso di Parigi ha, come dire, fatto una relazione importante e si è trovato lì, tutto circondato dagli allievi, fra cui Poincaré, tutti i giovani francesi, logici, di cui lui non aveva la più pallida idea, e che insomma lo chiamava maestro. E che sì, lo chiamava maestro e si riconosceva come suo allievo. Era fatta, diciamo così. Lui lì si è trovato, confrontato, suo malgrado. Non c'era più questione di Kronecker che lo osteggiava in Germania, perché tutto il mondo europeo dei giovani logici, e non solo, lo consacrava come il maestro. Dunque, come dire, confronto con la paternità della propria opera. Tornato a casa, secondo le testimonianze delle figlie, in un primo tempo, lui che era un uomo simpatico, di humor, come spesso sono i logici, i matematici, no? Di grande, io ho avuto la possibilità fine settimana di incontrare un biologo eccezionale da questo punto di vista, eccetera, che ha fatto una grande conferenza. Sono simpatici, sono, come dire, questo rapporto così radicale con il linguaggio è inventivo, no? E dunque si isolava nel suo studio, non veniva più a cena, stava là, parlava poco, non era più come prima, fino a quando ha incominciato a non occuparsi più di logica, ma passava tutto il suo tempo a scrivere tutto un trattato dove dimostrava che, insomma, Shakespeare era Bacone, era il filosofo, era Bacone, e che la filiazione, appunto, dell'opera di Shakespeare era da attribuire al filosofo inglese Bacone. Non solo, ma lasciò perdere completamente gli studi a un certo punto e intavolò tutta una relazione epistolare con il console inglese in Germania, atto a dimostrare che lui ha fatto una scoperta fondamentale nel terreno degli studi sociali e di letteratura inglese, e che aveva la dimostrazione dei fatti, insomma, un vero e proprio delirio di filiazione. Voi mi direte, ma perché gli inglesi? Perché gli inglesi? Il figlio era morto in quel periodo, poco prima, in un incidente banalissimo attraversando la strada. Ebbene, Cantor aveva elaborato poi, oltre a questa, l'idea che fossero stati due inglesi a uccidere il figlio. E perché gli inglesi entrano così? Prima c'è il delirio di filiazione, poi il delirio di persecuzione. Perché la famiglia, come dire, sua, di lui, aveva dovuto emigrare da Dresda durante il bombardamento, non so, del 1800, la famiglia di origine del nonno, eccetera, ad opera degli inglesi. Questo era il fatto, diciamo così, familiare che fissò in lui l'inglese come colui che, in un certo senso, portava non bene a, no? Quindi, in un certo senso, l'inglese, sia nella sua lingua che poi nel suo delirio dopo di persecuzione, eccetera, si sviluppò. Ebbene, la tesi di questo, ed è così, è che quando non ha potuto più tenersi, al momento dell'incontro simbolico, non era più una questione di confronto tu per tu con il professor Kronecker, ma era l'altro sociale che gli conferiva la paternità, lui di fronte a quella paternità lì è crollato. Non si è più occupato della sua opera. Ed è poi, triste vicenda, ha terminato poi i suoi giorni nello stesso ospedale psichiatrico in cui fu ricoverato Schreber. E quando si racconta che negli ultimi momenti del suo internato lo andavano a ricevere i professori, perché era a quel punto lì i psichiatri dell'epoca, no? Anche perché andavano a conoscere il grand'uomo, è indubbio, perché poi lui era diventato quello che è diventato per tutti, no? Un pilastro. E lui, sì, gentilmente gli dava la mano, ma dove si era pulito le feci e gli sporcava di cacca la mano ai professori. Dunque, vedete che progressivamente
all'incontro con la paternità della sua opera. Se lui dentro di sé non aveva il significato della paternità, non ce l'aveva Cantor, pur avendo fatto dei bambini, aveva dei figli, ma non è stato lì, non è stato lì, ha potuto fare, però l'incontro è venuto su quel piano là, su un piano più fortemente simbolico, potremmo dire così, di una paternità più simbolica, quale può essere quella della propria opera. Questo per dire, andiamo avanti. Che cosa? Che nei neologismi fanno il loro lavoro. Certo. E io attraverso quattro parole nuove, adesso mi metterei un clima che sta ascendendo, scrittori italiani come Berni, come Terzani, pieni di neologismi, non mi muovo per indicare, sì. A poeti come Montale, che fanno il correlativo oggettivo, cioè un simbolo, vabbè, un'associazione, vabbè, ma no. Ad alcuni come Orger, non c'è dubbio. Che rapporto hanno questi con, faccio sì, queste sue parole, un soggetto parlante con un rapporto intaccato con la lingua? Sì. Cioè, questi sì, poeti, no, poi, sì, un momento. Allora, il loro rapporto in quanto poeti, scusa, sì, pardon, leggermente, sì, no, 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 diciamo, no, rispondo, la domanda, perché se no viene registrato. Sì, come mai degli artisti del linguaggio, è così che ho inteso, e dei grandi pensatori, io ho detto che il folle è colui che non, con cui non condividiamo i significati delle parole, d'accordo? È questo? E lei mi diceva, come mai? Come mai? Appunto, appunto, ecco. È qui, esatto, è proprio la poesia che fanno che li tiene al di qua di entrare completamente nella follia, è proprio il rapporto, come dire, inventivo alla lingua poetica, così come Cantor aveva il suo rapporto alla matematica e con lui, il rapporto inventivo, e le farò poi un altro esempio che è stato studiato da Lacan e Joyce su questo, il rapporto inventivo alla lingua li ha tenuti, o al pensiero, come Nietzsche, al di qua, fino a un certo punto, comunque, fino a un certo punto, lei stesso li ha diagnosticati, diciamo così, lei si è espresso molto chiaramente. Quindi, al di qua, Joyce è stato quello che, per quanto riguarda i neologismi, credo che, in un certo senso, fine Gasweg, 16 anni per l'opera, e questo è un punto importante, volevo arrivare, la famosa frase di Lacan, il folle è un disabbonato dall'inconscio, che... Cioè è appunto quel luogo dove si può andare a interpretare i significanti e il significato. Ma quando lei va a leggere Finnegan's Wake, lei non può interpretare alcunché. E non può nemmeno leggere alcunché. Quindi là c'è un rapporto con la lingua completamente diverso e che non è fatto per essere condiviso. No? Non c'è l'intenzione di significazione e nemmeno di comunicare là. C'è un altro aspetto. Per Hölderlin, i grandi poeti, i grandi pensatori, è il rapporto con la lettera, con la lingua, e l'invenzione che li tiene al di qua dell'entrare francamente nella follia. Sempre se possibile comunque, perché Hölderlin comunque si contrassegnava già molto prima la sua follia di quanto potesse esserlo per Nietzsche. Quindi Hölderlin, in definitiva, il rapporto con la lingua e con la poesia, nella grandezza che noi sappiamo, non lo ha tenuto tanto al di qua, Mentre Nietzsche sì, è un altro caso che è stato più al di qua, sebbene quando lei va a leggere le sue lettere vedrà che solo il delirio metalopatico che aveva per l'Engadina e la Svizzera, le potrei raccontare questo per un bel po' di tempo, lei se va a vedere le lettere e tutto il discorso metereopatico del suo stato corporeo già diceva qualcosa tra le righe di più, ma diciamo non eclatante, però è vero che il rapporto col linguaggio può, nella sua funzione creativa, cosa che non è da tutti, non siamo tutti di Hölderlin e nemmeno Nietzsche, può tenere il soggetto, può avere una funzione appunto difensiva, di barriera, analoga a quella che ha avuto il conflitto con Kronecker per Cantor.
Sì. Questo problema della paternità che insorge in Canto, stante la sua devozione religiosa, è che si trovava non più con un antagonista mortale, ma si è trovato con un antagonista immortale. Esattamente. Cioè, no, la paternità lo ha messo di fronte a diventare concorrente del padre. Cioè, esatto, ha sloggiato, no, è proprio così. Il professor Romitelli dice una cosa molto importante, cioè si è confrontato col fatto che ha sloggiato, come dire, la sua paternità, della sua, sloggiava Dio dal posto in cui era occupato da secoli. Comunque si trovava, si trovava che aveva inventato qualche cosa, che l'infinito aveva creato qualcosa di inesistente. Attuale diventava un calcolo e non più un'entità, come era, dire, spostato Dio stesso. E banalizzato, soprattutto banalizzato nel numero. Lo aveva proprio banalizzato. Allora, questo è il momento. Ma è certo, paternità, è chiaro, chiaro che porta, esattamente. No, okay. Ma perché questo? Beh, questo perché lui non aveva dentro di sé, come dire, il significato elementare. Cioè, non è necessario avere quello del confronto con Dio per poter reggere il confronto con Dio. Perché non si regge quello perché non si ha quello elementare, quello basico, quello proprio di mettere, come dire, la significazione sessuale fondamentale, la significazione della filiazione, la questione delle, come dire, delle generazioni al loro posto. Già questo. Capisco che, ma se non passiamo da qui... Sì. Questa è una domanda molto importante, che è la canna a cui la canna aveva dato un nome. Dica pure. Esatto, mi sembra lei faccio i complimenti per queste due domande. Dunque, allora, in un qualche modo vedo che ci siamo comunque da qualche parte intesi, se lei mi ha fatto queste due domande qua. Uno, come mai non si arriva a questa metafora, come dire, nell'infanzia? Perché è lì, il punto. Lacan aveva un nome nella sua teoria, la chiamava la preclusione, riprendendo un termine che aveva già usato Freud, Verwerfung, preclusione del nome del padre. Per delle circostanze che attengono al discorso familiare, diciamo così, al soggetto non arriva, come dire così, al bambino soggetto, non arriva questo, come dire, il significante della paternità, cioè il termine che dovrebbe significare la paternità in senso stretto e in senso lato, come abbiamo visto, non, come dire, non gli diventa proprio. E quindi Lacan dice precluso, cioè non entra nel simbolico, no? Non diventa uno dei suoi elementi basilari per affrontare la realtà umana, no? Ecco qui, come dire, le circostanze pertengono alla relazione tra i due genitori. Pertengono al modo che hanno i due genitori di rapportarsi tra di loro, come uomo e come donna. È lì il punto. Sono loro che, come si parlano, il posto che hanno ciascuno di loro per loro stessi. È lì che si crea, come dire, il cortocircuito che crea, come dire, questo fallimento della metafora paternelle, come direbbe Lacan. Questa... fatto che come il modo in cui loro sono con loro stessi e ancor di più con loro stessi che come è ciascuno di loro con il bambino e come lo sono con loro stessi ancora, e soprattutto Lacan diceva il modo in cui si parlano, il modo in cui uno dei due dà all'altro un certo posto. Sono delle conseguenze per questo. Una serie di fobie dell'infanzia, per esempio, fobie che si reiterano forte nell'infanzia, spesso rinviano proprio un problema di quel genere lì. Cioè, si costruiscono proprio come soluzione patologica ad una impasse
in cui il bambino si trova nel modo che hanno i genitori di porsi uno con quell'altro. Per esempio, c'è un famoso caso di un bambino nevrotico studiato da Freud, il caso della fobia del piccolo Hans, 5 anni, non voleva più uscire di casa perché davanti a lui c'era la carrozza con i cavalli, c'era l'omnibus con i cavalli. A Vienna era l'epoca in cui c'erano gli omnibus con i cavalli, i tram con i cavalli. Lui, la mamma, non c'era verso che lo potesse portare fuori. E notate che la mamma era stata analizzata da Freud e il padre era anche un suo allievo, cioè erano persone, si può dire, di grande istruzione, coltivate, come dire, educavano il bambino nella piena, come dire, modernità, gentili, tutti e due con lui, però quello che il padre diceva alla moglie gli entrava da un orecchio e gli usciva completamente da quell'altro. Era, diceva Candy, come dell'aria fritta. Per la signora, quello che il marito diceva non aveva alcun tipo di conseguenza per lei. Non faceva alcuna autorità, nulla, neanche la parola più elementare. Questo ha delle conseguenze. Il bambino si ritrovava con un padre che non, a parte il corpo lì, il padre dei giochi con cui lui giocava, al di là di quello non sapeva dove andarlo a pescare, perché nella madre non lo ritrovava il significato simbolico del padre. Non c'era verso. E dunque, angoscia, e la tesi di Freud era che era costruito, dove fissare dunque nei miei rapporti con la mamma, se non è il papà che per lei fissa un limite, come posso farlo io che non ho alcun mezzo? Questa mi divora, mi mangia, mi porta dove vuole, mi trascina da un capo all'altro, è l'angoscia. E dunque il cavallo, col cavallo sono sicuro, io non esco di casa perché ho paura del cavallo, è lui che fissa un limite per me, ai miei movimenti e anche dove mi può condurre la mamma, al posto del papà che non ho, a svolgere quel rapporto, quella cosa là. È una situazione singola. Senso, no, sì. Mi viene, no, beh, non c'è niente di naturale. Rispetto alla conseguenza, se i genitori hanno dei modelli di comportamento tali che rendono il bambino. No, non hanno dei modelli di comportamento, appunto. Mi è capitato, cioè l'analisi parla sempre appunto uno per uno. Uno per uno, è chiaro, non ci sono modelli. Non esistono, tanto i genitori perfetti, no, non esistono, diciamo, ci sono quelli imperfetti, ma che diciamo il padre. Il padre, bravo, il padre di Schreber, come ci ha ricordato il professor Russo, era come dire, una superpotenza, diciamo così, era quello che aveva fatto, e lì è l'effetto. Uno dei più grandi della Germania, che aveva fatto il libricino della ginnastica da camera, che era discusso e insegnato in tutte, come dire, le scuole di pedagogia della Germania, che diceva una parola su tutto in famiglia, no? Lacan poi diceva: il peggio di tutto è il padre educatore, quello che vuol mettere una parola su tutto, che vuole andare lui a stabilire tutto, la parola su tutto. Questa può essere anche un'altra cosa, ma come dire, sono delle congiunture che però, per dire non c'è niente naturale, pertengono alla relazione degli esseri tra di loro e soprattutto dei due esseri che hanno, come dire, determinato la nascita di un soggetto, no? Nuovo. Lì, come dire, ciascuno ha il padre che ha e ha la madre che ha, ma nel simbolico, nell'inconscio, ciascuno costruisce la madre e il padre come elementi di linguaggio, non come quella che si è occupata delle cure, oppure quello che, come dire, in un certo senso andava al lavoro per mantenermi agli studi. È una cosa effettivamente, e ripeto, non è solo il rapporto che ciascuno ha con queste due figure, sicuramente, ma ancora più importante è il rapporto che hanno le due figure tra di loro, con tutti i loro sintomi, diciamo così. No? Una donna perché si sposa, fa i figli, sta con un uomo, ma continua ad essere nel suo inconscio continuamente legata al proprio padre, rispetto al quale l'uomo che ha lì davanti non vale niente. Questo ha delle conseguenze, anche se non lo sa,
per esempio, che è così, o viceversa, no? E per esempio, faccio degli esempi molto banali, ma insomma, dunque. La seconda parte della domanda? La seconda qual era? E certo, dunque, chiaramente, perché appunto in un qualche modo delle persone possono, pur essendo folli, continuare a vivere, come dire, no? Condividendo, no? E diventandolo ad un certo punto. Perché trovano delle soluzioni, Lacan diceva, delle supplenze, dei modi di far fronte a questo vuoto interiore che è quello di questi significati fondamentali. Per esempio, come dire, una pratica perversa nella sessualità può essere una supplenza di una follia, sicuro. Una tossicomania può prendere quel posto lì, ma queste sono le forme più, come dire, ma anche la produzione di un'opera d'arte, come dire, una sublimazione artistica, l'impegno in un oggetto di questo genere, no? Una scrittura, una pittura, una musica, oppure un'identificazione conformista, diceva Lacan, no? Fare sempre come se, il famoso come se che è stato studiato da Ellen Deutsch, una grande psicanalista. Cioè gli soggetti che passano tutta la loro vita attorno a delle identificazioni conformistiche, si conformano continuamente al modello dell'altro, fino al punto in cui questa cosa non regge più in una congiuntura un po' difficile. Queste sono supplenze appunto a quello che diceva lei. Sì. Non aveva l'animale, sì. Discorso della attrazione verso la follia dal punto di vista proprio della civiltà e anche del lei ha detto che insomma l'arte, la creatività, la poesia è stata anche un metodo, no, per tenersi al di qua della follia. Certo. Su questo posso essere d'accordo, però proprio dagli esempi che lei ha portato, sia matematici eccetera, di varie discipline, insomma, mi sembra che emerga anche un discorso relativo all'uso della creatività speculativo e quindi questa dimensione. Speculativo, intendimi, scusi. Cioè, deforzare il limite del linguaggio in maniera, sì, se vuole, dico una parola ordica, sì. Sì, cioè sì. Entrare in questo discorso, sì, dell'alterità della, sì, coscienza in, sì, maniera però, sì, cosciente. Sì, ecco, sì, certo. No, no, giusto. La Calla chiamava la follia dei rischi supremi. Però sono rischi andare a manipolare il linguaggio, non la coscienza. Io capisco, come dire, che il vocabolario con cui... Ma non è una questione di coscienza, è una questione di pratica del linguaggio. I matematici, no? I grandi logici, i grandi letterati, vanno a manipolare il linguaggio nelle sue estreme conseguenze, cosa che non è abituale per noi. Io... fatico ogni un articolo, devo dire che devo scrivere, qui devo scrivere, mi capita, certo devo farlo, l'attività scientifica, ma scrivere per esempio, andare a manipolare la scrittura per esempio, che è già un altro dire, è già un'altra questione che parlare, che ha la sua resistenza intrinseca. Dunque, il linguaggio, si tratta di pratiche di linguaggio, che Lacan la chiamava dei rischi supremi, perché quando si va a manipolare il linguaggio, si va al limite di quanto il linguaggio significa. Per esempio, vediamo Joyce, un letterato, non un logico. Lui ha portato la letteratura, ha fatto un uso delle parole come se fossero quelle di una lettera matematica. E perché? Perché ha portato le parole a non significare più niente. Cioè la lettera matematica, la lettera che operano i logici e i matematici, non ha... ha efficacia proprio perché non significa più niente. L'equazione di Einstein ha delle conseguenze nella realtà. Le equazioni dei matematici fanno i missili che vanno sulla Luna, dunque ha delle conseguenze nella realtà, producono delle cose inusitate nel mondo. I missili
nella Luna, quelli che vanno sulla Luna, non c'erano. Come si è arrivati a mandare dei missili sulla Luna? A partire da delle piccole letterine messe in catena una con quell'altra. Sono le equazioni della fisica, della matematica. Ma perché le equazioni della fisica e matematica hanno questo effetto? Perché non hanno più alcun tipo di senso linguistico. Alcun senso. Quindi è un, come dire, un utilizzo del linguaggio all'estremo. Cioè laddove il linguaggio, diceva Lacan, tocca quasi il reale. Cioè, come dire, è talmente fuori senso che, come dire, ha dell'efficacia. Noi, come dire, noi invece siamo dall'altro lato della medaglia, noi siamo sempre presi con il senso, con il significato, ci ingarbugliamo continuamente nel significato. Guardate qui come mi devo affannare, ed è giusto perché effettivamente dà una teoria a spiegarci sul significato, no? Se mi mettevo alla lavagna e fare ta 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 la formula della metafora paterna, perché la calla fa, ed è questa qui, già tutti, come dire, istruiti nell'algebra lacaniana, se eravate istruiti, ce l'avevamo già intesa, ma non siete istruiti nell'algebra lacaniana, e quindi non ci possiamo intendere, con i miei colleghi ci intendiamo, cioè occorre che ci spieghiamo, i fisici tra di loro fanno le loro equazioni, vanno, come dire, quelle lettere per loro non hanno alcun senso, procedono e ecco l'invenzione matematica, ma è l'estremo del linguaggio. La coscienza, come diceva già Rabelais, la matematica, quella scienza senza coscienza. Più c'è coscienza e meno si fa matematica. Cioè la matematica occorre la coscienza, metterla da parte. Come dire, qualsiasi riferimento al senso delle parole. Per entrare è di una disciplina ardua, eh? Non tutti possono prescindere così dal significato delle lettere e delle parole. Non si può, non è facile. Si entra in un imbuto, eh? Sì, ci vuole una forza, fare il fisico puro, per esempio. Però, se posso dire una cosa rispetto a quello che sta chiaro, cioè, diciamo, a me interessa molto anche capire questa cosa, perché, diciamo, in quello che diceva Chiara, la creatività in un qualche modo sposta in avanti, e, cioè il linguaggio si modifica, no? Cioè, sì. Nel senso, il rapporto tra sì. Normalità e follia è variabile. Non c'è dubbio. Nel mondo, non tempo. Esatto, sì. Cos'è che lo fa variare? Lo fa variare le creazioni a livello linguistico che spostano in avanti. No, perché sì. Questo è il solito problema che, diciamo, ho sempre in rapporto al lacanismo, cioè è questo, diciamo così, sì. Strutturalismo, no? Cioè sì. Questa visione, no, lo dico in modo banale. No. Cioè, come dire, nella questa visione strutturale, a questa visione che appunto dopo si deve cimentare, per esempio, con la Cina, il Giappone, no? Cioè, sì. Tutte queste cose che oggi ritornano molto fuori, ho visto in Miller. Cioè, il fatto che il nome del padre, comunque, e tutta questa problematica sì. Cambia, cambia. Che nasce in Occidente in un certo periodo, e dopodiché ha tutti i suoi margini, ha tutte sì. Le sue variabili, no? Sicuramente. Quindi, indubbio, no? Non ho la più pallida idea, del resto il dottor Lacan lo diceva, di come si diventa folli in Giappone. Ecco, no, questo cioè, noi parliamo di come si diventa folli qui, sotto il regime simbolico in cui noi viviamo, oppure regime che ora è molto intaccato, come ricordava la dottoressa Cretella prima, è molto intaccato effettivamente, appunto ricordava prima il paternalismo, cioè arriviamo poi, è vero, né come... Lacan diceva addirittura che la lingua giapponese, cioè il rapporto rendeva difficile la possibilità di poter dire che si potesse psicanalizzare qualcuno nella lingua giapponese. Occorre vedere che non tutto è trasportabile oltre certe barriere, per l'appunto. Parliamo di questo. Un momento. Quando parliamo della follia dei rischi supremi, parliamo di una cosa molto... Sì, perché se ne vogliamo parlare. Ma quando voi intendete un allucinato, un delirante... Là non ci sono variazioni, cioè è molto chiaro. Cioè io vorrei stare qui, cioè nel senso ci siamo spostati su questo terreno. Ma quando voi avete una signora che io ricevevo con una certa prudenza, perché era venuta da me a dirmi che in definitiva
si era isolata, aveva fatto un tentato, sembrava un suicidio, che sembrava non essere tanto vero, cioè sembrava come il suicidio per chiamare i vicini, i parenti che erano nella stanza di là, diciamo così. Tuttavia, in seguito alla pressione esercitata su di lei dalla famiglia, perché finalmente, arrivata già a una certa età, non più tanto giovane, si fidanzasse. E questo, in un qualche modo, questo atto, insomma, un po' forte che aveva fatto, aveva inquietato i genitori ed era venuta a parlare di questo. E c'era una fobia su questo punto. Sembrava che effettivamente, arrivati lì vicino alla possibilità di incontrare un ragazzo, lei trovava tutti i modi per sottrarsi continuamente dall'incontro un po', come dire, pressato, ecco, diciamo così. Dunque avevo preso le mie prudenze, fino al giorno in cui, qui non c'è bisogno di andare alla foglia dei rischi supremi, questo è quello che si ha sempre davanti, venendo una volta nel mio studio, mi disse che aveva notato nel coso centrale della stazione ferroviaria, perché veniva da un'altra città, che i segnali, il tabellone che dava le partenze e gli arrivi dei treni, indicava partenze e arrivi, e lei dice, sì, un po' strani, perché secondo me c'era, cioè, come se mi indicassero qualcosa a me di personalmente. Dunque, ecco, per esempio, questa è una congiuntura in cui vedete che il mondo, no? O un semaforo della macchina è venuto in rosso, però il rosso non vuol più dire che mi devo fermare con l'auto. È venuto il rosso, ma questo rosso qui, secondo me, mi vuole dire una cosa. L'hanno fatto scattare il rosso per dirmi qualcosa. Dunque qua, dopodiché, in un qualche modo, la cosa ha proceduto un po'. Dopo questo primo passaggio così, è passato un po' di tempo, finché...